Benvenuti nel mio canale, se vi va iscrivetevi. Allora, la domenica dopo la Pentecoste si festeggia la Santissima Trinità. Ma che cos'è la Santissima Trinità? Il nostro Dio, abbiamo detto che è uno, ma è trino. Significa che è in tre persone, quindi Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Scopriamo insieme attraverso le slide la Santissima Trinità e il commento al Vangelo. Ciao! Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Gesù ci ha rivelato che Dio è amore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Pur essendo un unico Dio, è Dio Padre, Dio Figlio Gesù Cristo e Dio Spirito Santo. San Patrizio usava l'esempio del trifoglio per far capire al meglio la Trinità, uno ma trino. Un altro esempio che possiamo utilizzare, soprattutto tra i più piccoli, è lo spinner a tre. Unico ma sempre trino, come raffigura Fano in una delle sue bellissime immagini. Per celebrare la Santissima Trinità di Dio, la liturgia ci propone la conclusione del Vangelo secondo Matteo, in cui Gesù consegna ai discepoli parole che di fatto sono la professione di fede di ogni cristiano quando diventa tale, discepolo di Gesù, attraverso il battesimo. Come dice Papa Francesco, Padre ci ha dato la vita, Gesù ci ha dato la salvezza, ci accompagna, ci guida e ci sostiene, ci insegna. E lo Spirito Santo? Che cosa ci dà lo Spirito Santo? Ci ama, ci dà l'amore.